Assessore, questa simulazione vuol dire davvero provare a ripartire e far vedere, far capire se ci sono le condizioni, ma come si è arrivati a questa forte spinta? Beh, dalla fine di aprile le associazioni di categoria hanno chiesto un incontro urgente alla Regione facendo presente che stavano già lavorando su un protocollo di sicurezza e insomma facendo presente che c'erano tutte le condizioni per poter riaprire in anticipo, ma nel pieno rispetto chiaramente delle regole di sicurezza. Quindi abbiamo iniziato a lavorare insieme a loro, abbiamo coinvolto l'ufficio igiene della Regione Marche, che ha dato un contributo molto importante, partito dal protocollo dei dentisti, odontoiatri, e poi abbiamo deciso di fare questa simulazione dal vivo, dal momento che non ce n'erano altre già approvate sul territorio nazionale, e anzi la Regione Marche ambisce ad essere un po' una regione d'apripista da questo punto di vista. Abbiamo voluto vedere se effettivamente il protocollo funzionasse. Oggi direi che la simulazione è andata molto bene, per cui da oggi partirà una campagna di informazione su tutto il territorio regionale. Vedo comunque da parte delle parrucchiere, delle estetiste della nostra regione non solo una grande voglia di riaprire, ma una grande consapevolezza del momento molto delicato che stiamo attraversando. Quindi la volontà di voler riaprire in sicurezza non solo per loro, per le loro dipendenti, ma anche per le loro clienti. Grazie. Grazie. Allora, dottoressa, questa è una giornata importante, soddisfatta di come stanno andando queste prove? Sì, sono molto soddisfatta perché questo è il frutto del lavoro fatto tra l'Associazione degli Artigiani, del CNA e Confartigianato, con la Regione, con l'ASUR e con i servizi competenti. Abbiamo insieme costruito un protocollo che possa dare sicurezza sia ai lavoratori che si trovano ad erogare la propria prestazione all'interno di queste strutture, che naturalmente a tutti i clienti che arriveranno. È importante perché è un segnale in cui abbiamo lavorato insieme, dove non c'è controllato e controllore. C'è la volontà di tutti, sistema privato, sistema pubblico, di far ripartire questa nostra regione, questa nostra economia. È un segnale importante sia da un punto di vista proprio sociale che da un punto di vista economico. Ecco, quindi un ulteriore passo di ritorno alla vita, potremmo dire, prima del Covid, ovviamente però dovendo convivere con questo virus. Sì. Si sta lavorando anche per quello che riguarda quindi la ripulitura degli ospedali. A che punto siamo? Allora, siamo nella fase prima e post Covid, non lo possiamo ancora dire. Noi dobbiamo essere molto attenti perché questi 15 giorni di parziale apertura segnerà un guado molto importante. Se abbiamo il senso civico e ci comportiamo bene, forse possiamo dire il post Covid. In questo momento no. Questo lavoro di recupero delle funzioni dell'attività si sta facendo anche dal lato sanitario. Lunedì è stata adottata una delibera di giunta regionale con la quale sono state tracciate le linee guida per poter riprendere l'attività nelle strutture ospedaliere. L'attività è quella di piano piano riportare gli ospedali a poter curare anche i pazienti non Covid, che in questo momento era riservato solamente all'urgenza emergenza. Si farà gradualmente per due motivi: perché dobbiamo risanare i locali, dobbiamo rispostare i posti letto per mettere ad una distanza tale di sicurezza come abbiamo fatto in queste strutture, dobbiamo realizzare delle aree grigie all'interno delle quali soggiornare il paziente che arriva in urgenza una volta che eseguito il tampone, prima di avere la certezza che è negativo. Dov'è tutto programmato verrà fatto prima chiaramente di essere ricoverati in ospedale, quindi ci servirà un pochino, questo mese sarà il mese per rifare il piano, per recuperare gli spazi, per trasferire gli ultimi pazienti in terapia intensiva nelle strutture che rimarranno Covid, e quindi speriamo che a giugno avremo già la possibilità di riaprire sia per quanto riguarda le visite specialistiche P&D che erano sospese, ma soprattutto per quanto riguarda gli interventi chirurgici programmati che sono stati sospesi in questo periodo. Okay. Il nome? Stefania Pellegrini. Stefania. Lei è titolare? Sono la titolare dell'azienda Stefania Team. È parrucchieria estetista. Sì. Okay. Stefania Pellegrini, titolare di questo centro, parrucchieria e estetista. Come si sente a fare questa simulazione? Un po' come il primo giorno di scuola? Sì, sicuramente sì. È stato emozionante, devo dire la verità, ma anche solo il semplice fatto di poter ritornare al lavoro. Scusate, perché questi sono tutti nuovi per noi accessori di lavoro, ci dovremmo abituare,
però mi sono sentita tanto responsabile di questa cosa, l'ho presa veramente per un ricominciare. Ecco, ricominciare con nuove regole, con nuovi strumenti, ci dica come funzionerà. Ma con tanta attenzione prima di tutti. Noi non eravamo abituati a questo, oddio, eravamo abituati a tutto quello che era l'igiene e tutto quanto. Oggi un occhio in più e funzionerà con un lavoro su appuntamento, un lavoro molto più preciso rispetto a quello che facevamo prima, per cui mantenere gli orari, mantenere benissimo la pulizia, ma insomma rendere il salone un posto sicuro per andare a farsi i capelli. Questo lo dice, si entra uno alla volta. Una alla volta. Buongiorno.